Tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il sostegno che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento. Questo deve essere un contenuto per parlare della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, per vedere come la Juve scenderà in campo, i punti forti e i punti deboli del Milan. Però semplicemente non abbiamo mai, durante la conferenza stampa in 15 minuti non si è parlato una volta del Milan. Del Milan si è parlato solamente per fare i complimenti a Pioli, per parlare di Pioli, per parlare dell'Inter e basta. Della partita di domani, in questa conferenza stampa, non si è parlato. Si è parlata per esaltare ancora una volta il suo lavoro. I giornalisti, scusate il termine, sudditi, hanno esaltato ancora una volta Allegri, ma della partita di domani non se ne è parlato. Ma prima di tutto, mi raccomando, supportateci, perché in questo momento il vostro supporto è importante. E come fate a supportarci? Con i mi piace, commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale. E dobbiamo crescere giorno dopo giorno, dobbiamo crescere, perché più cresciamo, più portiamo contenuto, più portiamo nuovi format, ma soprattutto portiamo ospiti. Però abbiamo bisogno dei numeri, abbiamo bisogno che questo canale cresca. E cresca sempre di più, e abbiamo anche dei canali social. Tutto quello che creiamo sui social è creato da noi. Allora, l'unica forse domanda di rilievo in tutta la conferenza stampa che noi possiamo parlare è questa qua: cosa manca per raggiungere il livello dell'Inter? Lui risponde: faccio l'allenatore, non il direttore. Non abbiamo ancora raggiunto un obiettivo importante come quello della Champions. Quando dicevo che era nettamente più forte, avevo ragione, perché l'Inter quest'anno è nettamente più forte. Fine della conferenza stampa di oggi. Il significato della conferenza stampa qual è? Che fra Massimiliano Allegri e in questo momento la dirigenza della Juve non c'è rapporto. Non c'è rapporto. E questo cosa mi porta a dire? Che a fine stagione divorzio, signori miei. Dopo questa risposta in cui lui risponde: faccio l'allenatore, non il direttore, questa domanda gliela dovete chiedere alla società, perché poi è più completa, ve la trovo. Su questa domanda dovrebbe rispondere la società. Non faccio il mercato io posso dire che dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare, sulla Champions, che gli obiettivi importanti, il tecnico, perché il livello sportivo deve sempre essere al pari della Champions. E allora, signori miei, dopo che lui mi risponde questo, cosa mi dice? Semplicemente che ormai Massimiliano Allegri è un corpo estraneo alla società Juve. Massimiliano Allegri è l'allenatore scelto dall'ex presidente Andrea Agnelli, perché dobbiamo essere chiari: quando è stato preso Allegri non lo voleva nessuno della società, né Nedved né Cherubini, nessuno. Si è impuntato Andrea Agnelli, ha fatto una follia. Per me, io lo torno a dire, l'unico errore che ha fatto in tutta la gestione Andrea Agnelli non è quello di mandare via Peppe Marotta, perché Peppe Marotta ha vinto due scudetti con l'Inter, tutto quello che volete, però l'Inter è indebitata, l'Inter ha i suoi debiti. Se c'era una FIGC 6, una Lega 6, non so se l'Inter potesse stare in Serie A, poi quello è un altro conto. Nel calcio attuale fare un contratto di 4 anni a 7 più 2 milioni di bonus non ne ha preso, perché non ha vinto un cazzo, scusate il termine. Quella è la follia che ha fatto Andrea Agnelli. Ma il problema è che se lui risponde in questo modo, lo sa bene anche lui e la Juve non sono più cose uguali. Lui è un corpo estraneo al mondo Juve, almeno su questo siamo messi d'accordo. Poi parleremo anche dell'ingaggio. In quest'altra conferenza stampa, sempre in questa, mi parla di obiettivi da raggiungere. Una volta mi parlava di vittorie, una volta mi parlava che si doveva vincere, una volta si parlava che se tu non vincevi avevi fallito, una volta mi parlava di categorie, c'era la categoria che vinceva e la categoria che si accontentava. Lui in questo momento ancora una volta si accontenta, ancora una volta dice: l'obiettivo era questo, l'obiettivo era quello. Ma siamo la Juve, dobbiamo vincere. Ma poi cosa va a dire? Sì, però quando si riparte la Juve deve vincere. Come? Prima mi fai gli obiettivi raggiunti,
Ma signori, noi possiamo sentire un allenatore per 15 minuti, non mi parla della partita di domani, che conta tanto, non è che questa partita non conta. Alla Juve mancano 7 punti per entrare in Champions, 7 punti, e non è facile farli, perché se io vado a prendere da qui a fine stagione, che partite ci mancano? Milan in casa, Salernitana in casa, Roma fuori casa, Bologna fuori casa e abbiamo il Monza in casa. Se io vado a vedere come il Milan ci può battere, la Roma sta in una condizione migliore di noi, il Bologna sta in una condizione migliore di noi, se io faccio il calcolo su queste 5 partite almeno 3 rischio di perderle. Poi devi vedere se riesci a vincere con la Salernitana e col Monza. 7 punti devi fare, 7 punti, e non è detto che li fai. E lui non mi parla per niente della partita del Milan, non mi parla per niente che giocatore mettere in campo, mi dice solo che c'è il dubbio Bremer se sta bene oppure no, del dubbio Ildiz, Chiesa, ormai questo è il mantra è Chiesa, Ildiz, mi parla di Vlahovic, che Vlahovic nell'intervista è elogiato, perché poi la cosa bella è che i giornalisti amici gli dicono tutti questi giocatori che l'hanno elogiato, ma chi è stato a elogiarlo? Spiegatemi chi è stato Vlahovic in un'intervista che ha parlato a 360 gradi e che doveva dire? Che era scarso il suo allenatore? Ma di che cosa stiamo parlando? Di una conferenza stampa, che la cosa più importante che ha detto che lui non risponde alla domanda sul mercato, perché lui non fa mercato, lui fa l'allenatore. E allora quando gli fanno la domanda da allenatore, perché poi la barzelletta va avanti, poi fanno la domanda perché lui è l'allenatore, gli fanno la domanda dall'allenatore e dicono: come mai questa Juve gioca solo un tempo, solo il secondo tempo? Lui ridendo, sapete cosa risponde? Sì, però nella prima parte giocavamo il primo e non giocavamo il secondo. Quando poi fanno le domande dall'allenatore non risponde, perché lui è un bravo comunicatore e quando vuole si porta tutti quanti a spasso nella comunicazione. Perché poi ci sono i giornalisti amici che le esaltano, gli fanno una domanda dell'Atalanta. Ma stiamo scherzando, la domanda dell'Atalanta che all'estero il gioco dell'Atalanta... Ma a me che con tutto il rispetto, io con l'Atalanta gioco fra il 15 maggio, oggi ho il Milan e poi la Salernitana, tu mi devi fare le domande sul Milan, mi devi fare le domande che il Milan senza Teo, Tomori e Calabria, come cosa ti inventi per battere? Non si fa, si fa la domanda che all'estero è apprezzato il calcio di Gasperini, con tutti i rispetti, che me ne frega a me che il calcio di Gasperini è apprezzato all'estero, in una conferenza stampa dove l'Atalanta non ci deve essere di mezzo, o cosa di... Poi la cosa bella, che poi le domande sono preparate, che gli hanno riportato la domanda che ma sia Pioli che Marotti dicevano che la Juve era favorita, che non faceva le coppe. Lui cosa ha risposto? Negli ultimi 5 anni che ha vinto i 5 scudetti suoi, però non quelli di Conte o quelli di Sarri, ha detto negli ultimi 5 anni la Juve ha fatto sia Coppa Italia sia Champions, che campionato ha vinto sia Champions, 2 finali di Coppa e Coppa Italia, perché poi ha portato avanti la narrazione di quello che ha vinto. Questa è la conferenza stampa in cui lui elogia il suo lavoro, non prepara la partita col Milan, lui elogia il suo lavoro, lui porta ancora una volta davanti gli obiettivi, che ha raggiunto gli obiettivi, e con tutto il rispetto, se alla Juve dovevano raggiungere gli obiettivi non andavano a prendere un allenatore da 7 milioni più 2 di ingaggio. E poi chiudiamo qua il fatto che lui, come abbiamo capito, non sarà più allenatore della Juve e vorrà fino all'ultimo centesimo. Signori miei, è logico. Io, la pazzia è stata fai questo contratto assurdo. Quella è stata la pazzia, non che Allegri non prende 7 milioni. Giustamente è stato firmato l'ingaggio, è giusto che li prendi. Il problema è un altro. La follia è stata fai questo contratto. Però poi basta questa narrazione che lui, per amore della Juve, ha rifiutato il Real Madrid, ha rifiutato 30 milioni dell'Arabia Saudita, perché poi questa narrazione qui cade,
basta narrare dell'amore della Juve. Lui è un professionista e come professionista è giusto che venga pagato, perché quando gli hanno proposto questo ingaggio non gli ha messo nessuno da Daniele la pistola in testa per fargli fare questo ingaggio. Semplicemente la narrazione che lui ama la Juve, che lui per l'amore della Juve ha rifiutato Real Madrid i quasi 40 milioni che gli dava l'Arabia Saudita, non ci sta. Comunque, parlare di Juve-Milan non si è parlato, si è parlato solo di obiettivi e di Massimiliano Allegri. Questa è la conferenza stampa di oggi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e manca sempre meno. Mancano 6 partite che finisca tutto questo. Voglio tanti commenti sotto nei commenti, il vostro pensiero e mi piace. Ciao!